Blecchi nella parte conclusiva del tracciato, ultime porte per il giovane forte pagaiatore della Francia. È un tempo eccezionale quello di Mewen de Blecchi. Attenzione, andrà sull'ordine degli 85 secondi, 86, 87, 88, 87, 89. Errore alla porta numero 12, come l'ha risolta Martino, come l'ha risolta Martino Barzon. Però i secondi avanzano, 4:13 di ritardo per il campione del mondo junior del 2022. Martino Barzoi for Italy, for Festival, da Martino is still fighting, World Champion Junior, last year from Slovenia, Martino Barzon, in category trial, in the last mission, trial to Martino. Martino Barzon, parte conclusiva del tracciato, non manca il suo tempo, ma un applauso va al nostro Martino, 90:43, il bianco rosso. Andiamo a vedere l'intertempo, è leggermente in ritardo su Mewen de Blecchi. But he's still in 56:27 cuts for Stuba, 93 behind, he's just on 37 cuts for Stuba. He could also come now under 89 seconds. Maybe the Blecchi is with the huge advantage, 87-89. Meanwhile, we are waiting for the next exit. The last meter, four cuts for Stuba, Polska. Last meter, last up three gate, four cuts for Stuba. Stuba contro De Blecchi, andiamo a vedere seconda posizione per Kasper Stuba. 4 secondi di penalità, 6:58, niente da fare per lui, 6 penalità, finirà dietro e con ogni probabilità in quarta posizione. Io siamo di Slovenia, unfortunately his gap was too big, he thought to be to the Sanka, io siamo di will take fourth position now. For Slovenia, but meanwhile we are waiting for the second and last Italian in the final. Stiamo aspettando, siamo parole a Luca, Nicola Mengoli passa tra poco, io siamo Nick, coming to the finish line, 97-80, Cesarti aiuto. Pettorale numero 35, andiamo a vedere, buono l'intertempo, è di 1:57 di ritardo, Nicola Mengoli verso la porta numero 16. La porta numero 17, attenzione al passaggio, 17-18, bravo Nicola nella parte conclusiva del tracciato. Il tempo scorre, 2 secondi di penalità per Nicola, niente da fare anche per lui, un applauso comunque al nostro portacolori bolognese che ci ha provato fino alla fine. È dietro a Mewen de Blecchi al primo intertempo, in parte abbiamo il fortino della Francia sia dal lato destro che dal lato sinistro che sta osservando lo schermo e sta osservando gli atleti scendere. Mewen de Blecchi è in vantaggio in 87-89, Peter Lichtsted potrebbe andare dietro anche al nostro Martino Barzon. Peter Lichtsted from Great Britain, Peter Lichtsted from Great Britain will take fourth position, fighting the time of Jutiamonik Slovenia. Jutiamonik was put to fifth position, Peter Lichtsted fourth position, definitely stays on the top and we are on the... Kawa da Silva che però all'intertempo è in ritardo su Mewen de Blecchi di oltre 4 secondi, 4:93 il ritardo di Kawa da Silva. Mewen de Blecchi comincia a sentire il dolce profumo delle medaglie, Kawa da Silva a questo punto, vediamo se riuscirà a piazzarsi nella top 3, dove ricordiamoci ancora il nostro Martino Barzon che ha chiuso in 90:43 dietro anche a Martino Barzon, Kawa da Silva. Martino Barzon quindi, che male che vada, chiuderà il suo mondiale al sesto posto. Andiamola a vedere all'intertempo, è leggermente dietro a Mewen de Blecchi di 0:58, ultima parte di trattato per l'atleta tedesco Kusterer, che commesso un errore e a questo punto Mewen de Blecchi è praticamente a un passo dal podio mondiale. Andiamo a vedere Kusterer, 2 secondi di penalità e allora Mewen de Blecchi on the podium from France.
Andiamola a vedere, 0-11, di vantaggio Wojciech Eger, come al solito il canalone finale di Ivrea sarà decisivo per il passaggio alla finale. Attenzione, il portiere francese comincia a esultare adesso. Per Eger è difficilissimo andare anche sul podio perché Zuba è a distanza di 0-15 di ritardo e quindi Wojciech Eger va a chiudere. Oh, Wojciech Eger takes first position, 89-04. Krasov, he lost for Czech Republic 58-56 para Santos and para Santos. Oh, Terry Casey in the lead for France. Attenzione perché Mauen Deblicki comincia a sentire il dolce profumo della medaglia d'oro. Oh, champion du monde, Mauen Deblicki. Attenzione, abbiamo il nuovo campione del mondo per la Francia, Mauen Deblicki.